I sindaci di Sassari, Alghero e Porto Torres in prima linea per dire no al mega progetto del parco eolico offshore a Capocaccia. Impatto devastante sul paesaggio e stop a decisioni calate dall'alto. Sardegna, un mondo straordinario, il titolo dello spot che dovrebbe promuovere l'isola a livello internazionale anche su CNN e BBC, ma non mancano le polemiche e la satira sui social. Andreino Silanos e la box algherese degli anni 60, da domani la mostra e poi la presentazione di un libro. Ne hanno parlato ai nostri microfoni il figlio Stefano e il collega giornalista Carlo Branca. Un saluto a tutti voi e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano il progetto per il parco eolico offshore a Capocaccia, perché questa mattina a Sassari, nella sala conferenze di Palazzo Ducale, i rappresentanti dei comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres e del parco di Porto Conte hanno incontrato la stampa per spiegare la loro opposizione al progetto. È stato il sindaco sassarese Nanni Campus, che è anche presidente della rete metropolitana di Sassari, a introdurre l'incontro, contestando la mancata condivisione con gli enti locali. Ma anche l'impatto del progetto, con lui anche il sindaco di Alghero Mario Conoci, quello di Porto Torres Massimo Mulas e il direttore del parco di Porto Conte Mariano Mariani, tutti in prima linea per dire no a progetti calati dall'alto e con aspetti sinora poco chiari, dall'impatto sul paesaggio alle compensazioni, passando per lo smantellamento dell'impianto dopo i 30 anni. Sentiamo proprio alcuni estratti degli interventi dei tre sindaci di Sassari, Alghero e Porto Torres. Perché questo è un qualcosa che impatta in maniera violenta su tutto il territorio del nord. E il territorio del nord si fa portavoce della necessità che qualsiasi intervento, che è giustificato, certamente giustificato, per interessi nazionali, comunque non arrivi direttamente sulla testa e senza nessuna conoscenza, senza nessuna trattativa, senza nessuna possibilità per i territori e le comunità interessate di poter esprimere, non dico pareri, ma comunque di averne piena e assoluta conoscenza e, perché no, assolutamente di partecipare all'interesse nazionale. Però se noi partecipiamo all'interesse nazionale esattamente come tutta l'altra nazione, come tutte le altre comunità nazionali, però il territorio che viene devastato è il nostro. Credo che quel territorio che viene devastato debba avere delle compensazioni. La Regione Toscana che chiede da commissario per il posizionamento della nave gasiera davanti a Piombino, se non sbaglio, delle precise compensazioni in termini di costi energetici, di lavori infrastrutturali per il territorio, ecco, che ci vengano dette queste cose e che ci venga anche detto come in prospettiva poi verranno smaltiti questi impianti, perché ripeto, non vogliamo subire ulteriormente ciò che per esempio il territorio di Porto Torres sta subendo e ha subito in questi decenni in termini di frustrazione e anche di possibilità di sviluppo turistico su una costa bellissima. Il golfo dell'Asinara, al pari di quello di Porto Conte e di Alghero, è straordinario, eppure diciamo, ha difficoltà a disegnare un po' di sviluppo perché qualcuno ha deciso di impiantare un impianto di quelle dimensioni senza poi prevedere che venga smaltito, no, che venga rimosso. Ecco, mi pare che dobbiamo anticipare i tempi, non siamo disposti a subire interventi di questo tipo passivamente. Noi ci siamo trovati a doverci sobbarcare un onere pesantissimo, con la garanzia che poi sarebbero state pianificate poi uniti, che nel caso dei commissioni di tutte quelle aree non è stato fatto 60 anni fa, perché senza avere un metodo che lo sancisce nero su bianco, oggi io dovrei pensare che tra 15-20 anni tutta quella moltitudine di specchi fotovoltaici rispetto a quello che è già insediato e alle uniche a mare che si insedierà avrà un futuro differente. Ecco, questo è una di quelle cose, al fronte di denari guadagnati certi per le imprese che insegnano, che sono davvero numeri spaventosi. Ecco, allora, il territorio come deve e come può arginare questa serie di cose? Bisogna sedersi un attimino, perché anche i DPCM che sono calati, no? Ci fanno notare alcune cose che fanno suonare il campanello d'allarme rispetto ai comuni. Il governo italiano ci ha preso un impegno con l'Unione Europea, lecito, giusto, corretto, per la pianificazione del futuro, che vende 60 gigawatt di impianti rinnovabili da installare entro il 2035.
di questi 60 gigawatt, 6 gigawatt li vogliono far fare solo alla Sardegna, c'è qualcosa che non torna rispetto a un 10% che è spropositato. Vuol dire che qualcuno sta chiedendo a noi di sforzare il nostro territorio, di metterlo a repentaglio in funzione del fatto che non lo può fare in Lombardia, non lo può fare in Piemonte. Ma allora ben venga, che vuol dire che siamo stati quelli a cui si vuol dare il maggior onere rispetto a una produzione che serve a livello nazionale? Va riconosciuto, non può essere più calato dall'alto, deve essere riconosciuto con delle compensazioni reali. Di sicuro noi utilizzeremo tutti i sistemi leciti e legittimi, che sono quelli che ci dà l'ordinamento dello Stato, ci metteremo sempre a fare i lineamenti, no, contro queste cose, però pensiamo che sia, essendo vivendo nello Stato democratico, che sia giusto rispettare la dignità istituzionale a tutti i livelli. Non ci può essere un Presidente del Consiglio dei Ministri che decide con un proprio decreto di fare a casa nostra quello che vuole senza nessun tipo di coinvolgimento, senza nessun tipo di confronto. E ripeto, non è pensabile che qualcuno immagini che dietro il paravento della tutela ambientale noi non ci accorgiamo che ci sono invece interessi economici mostruosi, perché chi viene a fare questi impianti non è una società, non è la Fatebene Fratelli, non è una società di beneficenza, sono società che lucrano in maniera spropositata, come è stato detto da Nanni e da Massimo, e quindi devono rilasciare sul territorio parte di questo lucro che fanno, perché ripeto, non sono società di beneficenza. E del progetto dell'impianto eolico offshore si dovrebbe parlare nella seduta del Consiglio Comunale, in programma questo pomeriggio alle 17 al Qualtè. Tra i 23 punti in discussione infatti c'è anche l'ordine del giorno che vede come primo firmatario Mulas dell'UDC e firmatari anche Bamonti dei Riformatori e la Livesi del Movimento 5 Stelle. Tra i punti c'è anche il regolamento sulla tassa di soggiorno. A tal proposito ieri c'è stata una riunione congiunta della prima, terza e sesta commissione, ma difficilmente il punto verrà affrontato nella seduta di oggi del Consiglio Comunale. Si stava parlando tanto in questi giorni invece dello spot Sardegna un mondo straordinario, che dovrebbe veicolare l'immagine dell'isola a livello internazionale, soprattutto sui social c'è chi si divide, ad alcuni il video piace, altri hanno criticato per alcune scelte, diciamo, artistiche e non solo. È stato accolto soprattutto con ironia sui social lo spot presentato nei giorni scorsi dalla Regione, anche se a far discutere soprattutto è la spesa 2.400.000 euro per la sua realizzazione e diffusione. La strategia promozionale dello spot, che ha come testimonial l'attrice Caterina Murino e partirà entro l'anno, prevede la diffusione su televisioni internazionali, CNN, BBC, su altre emittenti europee, in Francia, Germania e Regno Unito, nei canali principali italiani e su alcune testate online, 5 nazionali, 10 estere, di cui almeno 3 negli Stati Uniti. Con un'azione di social media marketing nei canali della regione si prevedono almeno 5 milioni di impression. Infine sono programmati annunci nelle pagine del New York Times e pannelli digitali a Berlino, Londra, New York e Parigi. Sono immagini che trasmettono forti emozioni, adatte a promuovere l'immagine della Sardegna nel mondo, un prodotto eccezionale, tutto sardo, che mette al centro, come nel programma della Giunta regionale, l'identità profonda della nostra terra, ha detto la vicepresidente della regione, Alessandra Zedda, nel giorno della presentazione del video. Uno spot di promozione turistica che punta a confermare la Sardegna tra le mete turistiche maggiormente apprezzate, ha aggiunto l'assessore al turismo Gianni Chessa, soprattutto tende a valorizzare le numerose opportunità per attirare flussi turistici nei mesi di spalla. Lo spot andrà in giro per il mondo, in particolare verrà pubblicizzato negli Stati Uniti attraverso diversi media, un mercato importante. Nell'isola arriva almeno il 18% dei turisti americani presenti in Italia, con buone possibilità di crescita, che è uno dei prossimi obiettivi della programmazione regionale. Il mammutone che esce dall'acqua però a molti non è piaciuto ed è stato anche oggetto di diversi meme satirici sui social, mentre c'è chi ha fatto notare il fascino del nostro mare e delle nostre spiagge. Non sono mancate ovviamente le critiche di stampo politico. La giunta Sunina s'affonda nel trash, ha detto ad esempio il Dem Silvio Lai. Da una parte la giunta regionale, con una discutibile strategia di marketing turistico in salsa fantasy pagata oltre 2 milioni di euro, dall'altra l'ennesimo fallimento sui trasporti, questa volta in tema di continuità territoriale di collegamenti da e per la Sardegna. L'abbiamo già detto, il catalano di Alghero ha i primi insegnanti certificati dopo gli esami tenutisi nei giorni scorsi, un bel risultato ottenuto grazie a uno sforzo a tutti i livelli, dal comune
alla regione, passando per le associazioni. Ne abbiamo parlato proprio con il rappresentante di una di queste, Stefano Campus, dell'Omnium Cultural dell'Alghe, e con Raimondo Cacciotto, che da consigliere regionale, assieme al collega di allora, alforsista Marco Teddi, ha lavorato per arrivare alla legge 22 del 2018. Prime certificazioni del catalano di Alghero, un bell'obiettivo raggiunto, ma sicuramente possiamo definire non un traguardo, ma un punto dal quale partire e, diciamo, migliorare. Beh, diamo una cosa, è già un punto fondamentale, cioè praticamente la regione sta certificando che gli insegnanti possono entrare alla scuola. Però, tenendo precisa una cosa, l'algherese è già entrata alla scuola, è entrata per deuanze, non era prevista la certificazione, però a ma maestra, professorsi, preparazze, grazie alla collaborazione dei dipartimenti di insegnamento della Generalitat di Catalogna, siamo entrati alla scuola. Dita ciò, sì, è un passaggio fondamentale, con Dieva, ara è competenza della scuola, presentare lo programma, lo progetto, finalizzato appunto agli insegnamenti dell'algarese. Raccoglien che l'algarese non è il catalano, perché tanti algaresi sono commentati a ciò. E poi l'altro passaggio è la preparazione. Ora hanno preso la certificazione, tanto è preparare a queste persone che hanno preso lo certificato C1. E dunque, ciò è un altro passaggio importante. Però, benché da spese dozzanzi, si parla torna concretamente degli insegnamenti della Garesa alla scuola, aspare che vagi a buon fine. Raimondo Cacciotto, assieme al collega Marco Tede, nella passata legislatura hanno lavorato per arrivare poi all'obiettivo che era quello principale di una legge regionale. Sì, ricordo con grande piacere quel periodo. Io arrivai ad aprile del 2018 in Consiglio regionale. Marco Tedde ci stava già lavorando da tempo perché quell'iter legislativo ha avuto una durata di 2 anni. E però, da quando arrivai lì, ebbi 2 mesi di tempo per affinare e dare un contributo fattivo all'approvazione di questa legge. Ovviamente, in stretta collaborazione con le associazioni che si occupano di tutela e valorizzazione dell'algherese, del catalano di Alghero, così come definito nella proposta di legge. E quella che poi è diventata legge 22 del 2018. Ritengo che sia anche una buona legge. Ovviamente il percorso di adesso, la certificazione delle conoscenze linguistiche, l'iscrizione all'albo dei docenti certificati, si inserisce nel solco di quella legge. È un risultato concreto di quel percorso. E bene fa l'amministrazione regionale oggi a perseguire quelle indicazioni normative. E auspico che sia solo l'inizio, perché i contenuti di quella legge sono importanti, vanno attuati nella loro interezza e quindi c'è ancora tanto, tanto lavoro da fare. E se qualcuno oggi anche si prende, cerca di tirare acqua al proprio mulino, prendendosi i meriti, qualche politico del territorio, ecco, pur non avendone concretamente, bene fa comunque a dare un contributo in prospettiva per crescere ulteriormente come comunità. I militari della Guardia di Finanza di Alghero, nell'ambito delle attività di servizio coordinate dal Comando Provinciale di Sassari a contrasto del commercio illegale di prodotti, hanno individuato ad Alghero un negozio di articoli sportivi che metteva in vendita calzature contraffatte. In particolare sono stati individuati e esposti in vetrina diversi modelli di scarpe Nike offerti a prezzi molto inferiori rispetto alla media di mercato, destando così il sospetto dei militari. Il successivo meticoloso controllo effettuato con la collaborazione di un perito della stessa azienda produttrice, sia sulle scarpe che sulle loro confezioni, ha consentito di attestarne la falsificazione e di procedere così al sequestro delle stesse. Nell'ambito dell'attività di servizio sono state sequestrate 43 paia di scarpe contraffatte recanti il marchio Nike, unitamente alle rispettive confezioni. Il titolare del negozio è stato denunciato. La contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, sottolinea la Guardia di Finanza in una nota. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, a tra poco con la seconda parte.
Da oggi, mercoledì 21 settembre, il panificio artigianale di Giovanna e Maria Rita Cherchi sarà presente a Torino nel Terra Madre, Salone del Gusto Slow Food con il Papuniat. Si tratta di un'importante vetrina internazionale non solo per l'azienda che lo produce, ma per la città di Alghero, che vanta l'unico prodotto tradizionale con il riconoscimento PAT, ovvero l'iscrizione all'albo nazionale dei prodotti alimentari tradizionali. Soddisfazione immensa con dietro un grande lavoro che da tempo Antonio Masia e suo suocero Antonio Cherchi avevano iniziato. Tutto questo racchiude il grande lavoro della filiera cerealicola voluta fortemente ad Alghero per avere un prodotto identitario, la semina del grano duro Caralis nelle borgate adiacenti al parco di Porto Conte e la tenacia del panificio Cherchi che ha creduto in questo meraviglioso progetto. E ieri mattina invece a Sorso, nei locali del Palazzo Baronale, si è tenuta la presentazione, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival del Turismo Itinerante delle attività ludico-sportive all'aria aperta che prenderà il via proprio a Sorso sabato 1° e domenica 2 ottobre. Sarà un'edizione ricca, la terza del Festival di Turismo Itinerante. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Camperisti Torres con il patrocinio del Comune di Sorso, della provincia di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna, ma anche il sostegno della Fondazione Stiardegna e della Camera di Commercio di Sassari, che attraverso il programma di promozione turistica Salute Trigu supporta gli eventi legati alla cultura e alle tradizioni del Nord Sardegna. L'iniziativa conta inoltre sulla collaborazione di un nutrito partenariato di enti e associazioni pubbliche e private. Il principale focus di questa edizione è la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Romangia, con riferimento anche alla stagionalità dei prodotti locali. Sorso, infatti, è sempre stato considerato uno dei principali orti del Nord Sardegna. Il ricchissimo programma del festival è stato presentato da Rosario Musmeci, presidente dell'APS Camperisti Torres, alla guida della macchina organizzativa, ma anche dall'assessore al turismo del comune di Sorso, Federico Basciu, dalla responsabile di campagna Amica Nord Sardegna, Lucia Oggiano, dal presidente del centro commerciale naturale I Love Sorso, Augusto Uggias, e dai rappresentanti dei sostenitori e dei partner che supportano l'iniziativa. Presenti anche gli enogastronomi Mario Secchi e Tommaso Sussarello, che cureranno tutti gli aspetti culinari dell'evento, dagli show cooking ai laboratori, passando per i racconti legati alle produzioni. L'obiettivo del festival dunque è promuovere il turismo attivo, esperienziale ed enogastronomico, tre pilastri che mettono in evidenza le potenzialità della Sardegna come destinazione da vivere tutto l'anno. Un territorio capace di essere attrattivo dal punto di vista naturalistico, ambientale, enogastronomico, ma anche sportivo, storico e culturale. Il turismo itinerante inoltre costituisce un'esperienza di viaggio a 360 gradi che permette di immergersi completamente nei territori raggiunti attraverso il rapporto diretto con le comunità che vi risiedono e lo sfruttamento virtuoso delle potenzialità dei luoghi. È grande successo lunedì scorso al Teatro Verdi di Sassari per il concerto dei Kings Singers, uno dei gruppi vocali a cappella più famosi al mondo. La formazione britannica ha conquistato il pubblico con un'esibizione di altissimo livello in cui è emerso il virtuosismo dei suoi componenti. I Kings Singers sono come il buon vino, con il passare degli anni non fanno che migliorare. Lo testimoniano gli oltre 50 anni di straordinaria carriera, le migliaia di concerti tenuti nei più prestigiosi templi della musica in giro per il mondo. I 70 CD venduti in milioni di copie. L'ennesima prova è stato il concerto di lunedì sera al Teatro Verdi di Sassari, organizzato nell'ambito dei festeggiamenti per il trentennale della fondazione dell'associazione musicale Gioachino Rossini, con il quale la formazione britannica ha confermato tutte le sue caratteristiche. Tecnica senza rivali, repertorio estremamente variegato, versatilità negli stili e nei generi, valorizzazione della grande tradizione corale inglese, ma anche arrangiamenti delle opere dei più autorevoli compositori di tutti i tempi, fino a quelli più moderni. Qualità che le sono valse numerosi premi e riconoscimenti internazionali, fra i quali, tanto per citarne alcuni, due Grammy Awards, un Emmy Award e un posto nella Hall of Fame della rivista britannica Gramophone, specializzata.
in recensioni di musica classica. Dal 1968 ad oggi sono ben 28 gli interpreti che si sono succeduti all'interno dei King's Singers, che sono tuttavia riusciti a mantenere intatta la peculiarità canora e l'integrità musicale della formazione originaria. Gli attuali componenti sono i controtenori Patrick Tunaci e Edward Button, il tenore Julian Gregory, i baritoni Christopher Brereton e Nick Ashby e il basso Jonathan Howard. Fortemente convinti del fatto che il pubblico non va solo intrattenuto ma anche istruito, i King's Singers dialogano fra l'altro a turno con gli spettatori in un italiano quasi perfetto. Hanno proposto un insieme di brani tratti dal loro spettacolo Songbirds, di diversa provenienza sia dal punto di vista territoriale, dall'Inghilterra alla Francia, passando per Italia, Canada e Germania, sin da quello temporale, spaziando dal 500 ai giorni nostri. Così il filo conduttore della serata è risultato proprio il canto degli uccelli e il mondo della natura. Chiusura all'altezza della loro fama con il volo del calabrone di Rimsky-Korsakov. Alla fine bagno di folla di rito nell'atrio del teatro con gli artisti che si sono prestati volentieri a firmare autografi, scattare selfie e scambiare due battute con i fan che anche in questa occasione non hanno fatto nulla per trattenere il loro entusiasmo. Un bel evento invece sarà inaugurato domani ad Alghero, Andreino Ossilanos e la box algherese degli anni 60. Il titolo della manifestazione che punta a far conoscere un pugile ma anche la storia di una disciplina molto amata nella nostra città in quegli anni e non solo. Una mostra e la presentazione del libro dedicato ad Andreino Ossilanos, i cui proventi saranno devoluti al reparto dialisi dell'ospedale civile di Alghero per l'acquisto di materiale e attrezzature. Sono i due principali appuntamenti. Ne hanno parlato ai nostri microfoni Stefano Silanos, figlio di Andreino, e ne abbiamo parlato anche con il collega giornalista Carlo Branca, da sempre coinvolto nel mondo della box cittadina. Quando si parla di pugilato si pensa sempre ad uno sport di nicchia, effettivamente magari un po' così lo è, ma è anche uno sport tanto affascinante. Noi abbiamo una storia algherese del pugilato, uno tra i protagonisti del pugilato algherese sicuramente tuo papà Stefano, ovvero Andreino Ossilanos, grazie anche a Carlo Branca che poi ci racconterà qualcosa rispetto a un libro che sta tenendo in mano. Iniziamo con la mostra. Tu e la tua famiglia avete voluto questo evento per ricordare tuo padre. Certo, io e mio fratello abbiamo voluto ricordare Babbo in una mostra che inaugureremo giovedì 22 settembre alle ore 18 presso il Mercato Civico e poi a seguire il giorno dopo presenteremo il libro della vita sportiva di Babbo. Quindi questo libro in realtà che Carlo sta tenendo in mano è una raccolta che può essere di articoli, di foto, di vita di palestra di tuo padre? Esatto, è una raccolta di foto e di articoli giornali che partono da quando lui ha iniziato l'attività fino a, diciamo, a grandi linee quando l'ha conclusa. Certo, non c'è tutto, quello che siamo riusciti a trovare l'abbiamo fatto io e mio fratello con amore, anche perché lo dovevamo. Carlo, inutile dirlo, tu per il pugilato sei sempre stato presente, diciamolo che è il tuo sport preferito intanto. Beh sì, certamente, questo lo si sa da sempre. È chiaro che questa è un'altra grossa opportunità, perché altrimenti cadiamo nell'oblio. Quindi Andreino Ossilanos è stato uno dei grandi campionissimi della boxe, non solo algherese, ma anche nazionale e finanche internazionale. Ahimè, non siamo riusciti a conquistare il titolo, però dopo Torre Burroni diciamo che il suo degno alfiere era Andreino Ossilanos, un uomo ben voluto da tutti al di là della disciplina sportiva che tanto a me è cara, ma devo dire che questa è una raccolta di una vita dedicata allo sport, in generale allo sport, ma soprattutto nel pugilato. Una raccolta che questo libro, la famiglia si è adoperata per realizzarlo, ha uno scopo benefico che credo che Stefano debba dire anche. Diciamo che la cosa, tra virgolette, più importante, tutti i devoluti della vendita del libro sotto forma di materiale verranno offerti al reparto dialisi dell'ospedale civile di Alghero, dove Babbo è rimasto in cura per, ahimè, diversi anni. Allora io voglio dire una cosa prima di chiudere, mi rivolgo a Carlo. Andreino è sempre stato una persona presente nella vita sportiva della città, io voglio ricordarlo perché lui aveva sempre una bella simpatia per me, quindi veniva e mi raccontava tanti aneddoti. Una cosa
che mi è rimasta impressa è come questi uomini del pugilato algherese tenevano a quello che facevano. La loro disciplina sportiva non era solo sport, ma era proprio vita. Sì, un tracciato di vita. Con lui, insomma, duettavamo in, molto spesso quando ci incontravamo. Io fumavo tantissimo, ahimè. È un vizio che mi porterà sicuramente a trapassare, cioè andare dall'altra parte in breve tempo. Comunque è una passione che ho, come insieme a quella del pugilato, fumare. Andreino non fumava. E quindi i nostri scontri erano questi, ci voleva disciplina. Un giovane non doveva fumare, doveva fare vita disciplinata, che era la cosa più sana. Ahimè, non ci sono riuscito. È il ricordo di Andreino Silanos e la box chiudono l'edizione odierna del nostro telegiornale. Io come sempre vi lascio al meteo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.